E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Andrea Cecconi del gruppo Misto, membro della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, che ha seguito la vicenda della proposta di legge sull'eutanasia per commentare il pronunciamento della consulta che è intervenuta sul caso di J. Fabo Cappato, ritenendo lecito l'aiuto al suicidio in casi come quelli che è stato trattato in questa circostanza. Allora, è soddisfatto almeno di questo pronunciamento in attesa di una legge? Ma guardi, essere soddisfatto che la Corte dichiara che un articolo del codice penale è incostituzionale, non è che gioisco di questo. Era chiaro un po' a tutti che questa sarebbe stata la pronuncia, che la Corte aveva già detto ormai un anno fa, che l'articolo 580 del codice penale era dal suo punto di vista incostituzionale in alcune circostanze. Poi la sentenza ci declinerà perfettamente quali sono le circostanze, quando e come l'eutanasia può essere attuata. Questo comporta ovviamente che il Parlamento sarà chiamato nei prossimi mesi a determinare un quadro normativo in cui la sentenza della Corte possa essere attuato. Sono soddisfatto nel senso che abbiamo lavorato per un anno intero qui in Parlamento nel tentativo di fare una norma che di fatto riproponeva quello che oggi si dice la Corte, per questioni politiche e per attriti all'interno del Parlamento ci è stato impedito di fare un lavoro, di fare una legge per il Paese. Ora credo che la Corte ci stia obbligando, però ci obbliga, diciamo, definendo perfettamente qual è il perimetro, ossia che l'eutanasia in alcune circostanze è legale, si può fare, e quindi bisogna determinare chi la può fare, quando si può fare. Questa cosa io credo che non si può lasciare ai giudici, e alle sentenze dei giudici. Credo a questo punto che la politica e il Parlamento si debba assumere la possibilità di dare una legge certa ai cittadini, a tutti i cittadini che soffrono e che chiedono come ultima chance, quando proprio non hanno più nessuna alternativa, di morire serenamente. Da chi si aspetta critiche a questo pronunciamento? Ma già nella giornata di oggi si sono viste che le critiche vengono molto dal mondo, diciamo, cattolico di alcuni medici, nessuno gli ha mai detto che l'obiezione di coscienza non possa esistere. Esiste per l'aborto, esisterà probabilmente anche per questo genere di pratiche, però il mondo del medico comunque vive nel paese Italia, in cui le leggi sono italiane, quindi non si ottempera solo alla sua etica, ma anche alle norme del nostro paese. Verranno probabilmente dalla Chiesa, che nei giorni scorsi attraverso i suoi rappresentanti della CEI ha fatto un duro attacco, ma anche, diciamo, sconfinando oltre le sue prerogative, entrando, diciamo, nell'autonomia della Repubblica Italiana, cosa che io non avrei assolutamente fatto, e arriveranno probabilmente anche da alcuni esponenti politici che in questi mesi hanno fatto una dura battaglia dicendo che la vita va tutelata sopra ogni altra cosa, ma nessuno ha mai detto che la vita non va tutelata, anzi, bisogna sempre fare il possibile e determinare tutte le scelte di sanità pubblica in modo tale da tutelare le persone, però c'è anche una dignità, un aspetto personale che né la politica né la scienza potrà mai toccare. Quella libera scelta del cittadino che in alcune circostanze ben precise può decidere che cosa fare della sua vita. Ha fatto bene la Corte Costituzionale a non aspettare come insomma, aveva chiesto la Casellati su richiesta dei gruppi parlamentari, considerando che il provvedimento era fermo qui alla Camera. Esatto, diciamo che il Senato depositi una legge quando qua c'è un progetto di legge già incardinato e avviato, è prassi e anzi anche buon rapporto istituzionale che il Senato non mette i piedi sopra la Camera dei Deputati. Potevamo tranquillamente continuare col nostro lavoro, se non si poteva alla Camera non è che al Senato si poteva. Io credo che la Casellati abbia sbagliato nel suo tentativo e la Corte ha semplicemente fatto il suo lavoro, ha dato un anno di tempo, l'anno di tempo era scaduto, aspettare
un altro anno io credo che sarebbe stato perfettamente inutile. Ci saremmo ritrovati a settembre del 2020 con una legge non fatta dal Parlamento italiano e con la Corte che alla fine avrebbe dovuto legiferare. Alla fine io credo che sia andata meglio così per il semplice fatto che adesso la politica e il Parlamento sa benissimo, perché la Corte gliel'ha detto, cosa non è costituzionale. E quindi quando si muove, quando fa delle scelte, quando decide di fare la legge, decide quello che può fare dal punto di vista costituzionalmente accettabile. Allora, la prossima settimana, quando si riunisce la Commissione Affari Sociali, si riparte con slancio? Io credo che... Allora, nel calendario d'aula dei prossimi 3 mesi non è prevista, ma a questo punto prendiamoci il tempo necessario per fare una legge buona e seria per il Paese. Credo che la prossima settimana, quando si farà il calendario di Affari Sociali, si discuterà anche di questo. La maggioranza è cambiata, quindi mi aspetto che ci possano essere diverse aperture. Bene, ringrazio, grazie a Andrea Cecconi del gruppo Misto.